Grazie Presidente, parto dal nostro parere sulle numerose mozioni di richiesta di dimissioni dell'assessore Tabacci. Ovviamente a partire dalla doppia carica che riveste siamo assolutamente favorevoli, non è possibile continuare con una situazione che garantisce a Milano un assessore part-time. Ma proprio per questo oggi in un intervento in articolo 21 è stato proposto per gli amministratori di questa assemblea l'adozione della carta di Pisa, di avviso pubblico. Io invito alla maggioranza ad andare a controllare uno dei punti di questa carta di Pisa che è stata proposta. L'articolo 8 è proprio il cumulo e riguarda il fatto di doppie cariche. Quindi, in base a questo, dato che il Comune di Milano ha bisogno di un assessore al bilancio, dato che la città, mi piace ripeterlo, la più indebitata d'Italia in termini assoluti, a tempo pieno e non che, anche se non prende lo stipendio, possa dedicarsi solo in parte all'attività del nostro Comune. Quindi noi ribadiamo la nostra posizione positiva alla richiesta di dimissioni dell'assessore Bivia Tabacci. Per quanto riguarda la mozione 4, invece, mi aggancio al parere di Cappato. Dovremmo arrivare a un livello in cui non occorra più inviare la documentazione della Commissione, ma che questa sia già fruibile liberamente tramite internet. Per quanto riguarda infine la mozione 6, chiederò la votazione per parti separate, dato che il primo punto, cioè a valutare tutti i passaggi del processo con gli uffici legali per eventualmente proporre degli esposti a nostra tutela, mi sembra assolutamente sensato e spero che le procedure siano già iniziate. Per quanto riguarda il secondo comma, invece, che è ad affrontare con la futura nuova amministrazione della Regione Lombardia e del Governo nazionale un piano di rilancio del sistema aeroportuale del Nord per poter valutare le scelte per il futuro della società SEA, non siamo d'accordo. L'azionista di controllo di SEA siamo noi, è il Comune di Milano l'azionista di controllo. Perché in questi 18 mesi non abbiamo neanche iniziato un piano industriale di rilancio? A partire dalla terza pista, dai crimini ambientali. E chiedendo la votazione in parti separate, voteremo a favore del primo comma, quello per la nostra tutela legale, e contro al secondo, perché siamo noi l'azionista di controllo ed è tempo che di fatto iniziamo ad agire proprio sul piano industriale, che in questi primi 18 mesi non si è visto. Grazie. Grazie, consigliere Calise.